Amici, ma soprattutto amiche, bentornati alla puntata Milky. Come cazzo è che la volevi chiamare questa puntata? Milk Guys Second Chance. Ovvero, latte, ragazzi, seconda possibilità. Vocabolario alla mano, vi spieghiamo due premesse della puntata. La prima, negli Stati Uniti c'è sempre una seconda possibilità per tutti. La seconda premessa è che in una lega come la NBA o sei un super talento o sei un super specializzato. O sei Stephen Marbury, super talento, o sei un super specializzato, Kyle Korver. La differenza è sei nero o sei bianco. Lo stiamo già dicendo, mettiamo le mani avanti. Non stiamo parlando dei futuri Dirk Nowitzki. Il primo di cui vi parliamo è il classico bianco medio borghese americano. Canestro nel violetto, All American, è il numero 3 di Chicago e si chiama McDermott. Senza io sono uno. È tipo Leopardi. Galileo Galilei. Però Galileo faceva anche gli oroscopi. Primo anno NBA terribile, fuori votazione, Coach Thibodeau non poteva vederlo perché non sapeva difendere, fuori dalle palle. Chi rompe le palle fuori dalle palle! Per riuscire a giocare addirittura hanno fatto fuori Thibodeau, piazzando un amico del babbo, Coach Hoiberg. Cazzo di giro. Giro per dire che quest'anno sta facendo paura. Sì, diciamo che col gioco di Hoiberg, Pace and Space, lui si trova bene, così come Mirotic, fanno una accoppiata di 4-3 che garantisce pericolosità dall'arco. Il secondo invece bianco ma con una seconda possibilità di cui vi parliamo, Tyler Johnson. Faccio quattro anni che tira fuori un altro coniglio dal cilindro a prezzo zero. Frappuccino, andato da Starbucks del frappuccino perché è un nero nel corpo di un bianco. Sì, non ha le classiche caratteristiche dei giocatori bianchi, specialisti del tiro. No, lui specialità atletismo folle, terzo della lega per plus minus. E sti cazzi! Che non è niente, però meglio che un calcio nei coglioni. L'ultimo bianco di cui vi parliamo è TJ McConnell. Philadelphia 76ers. Io mi metto qua e metto a Cooking with Skrillex. Allora, io inizio dal college. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo, di occuparmi della cosa pubblica, perché non voglio vivere in un paese illiberale. Ma non perché salta rospo, salta anche la rana. Chi non salta è un figlio di puttana. Governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Per poter compiere questa nuova scelta di vita ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Rinuncio dunque al mio ruolo per mettere la mia esperienza. Ma non draftato. E qui inizia la favola. Second chance, i Sixer, che pur di arrivare ultimi prenderebbero anche mia nonna col deambulatore, dicono prendiamo sto bianchetto qua. E non è detto che non ti facciano una chiamata da qui a Natale. Eccolo. E lui entra in campo senza paura, non guarda tanto il canestro ma la fa partire da tutte le parti. Playmaker, vecchia scuola, gli mancano i pantaloncini alti alla Stockton coi passaggi di Nash. Porca pitana di una brutta troia, schifosa di una vaca, pitana vaca, schifosa! E quindi White Man can jump, bella raga, scavino!